Non sai se di Bangkok preferisci assaggiare il cibo di strada o quello dei grandi ristoranti? Ti diamo una mano a scegliere. Sigla! La prima cosa a cui si pensa quando si nomina Bangkok è il cibo di strada e senz'altro è la grande particolarità che caratterizza la capitale della Thailandia. E allora, se esiste una regina per lo street food cittadino, ovvero Jai Fai, esiste anche un re per il fine dining, Gagan. Ma mentre il cibo di strada si è evoluto negli anni in qualcosa che oggi assomiglia più al home food e a tutto quello che si può mangiare nelle case dei thailandesi, molto prima che nei baracchini, e allora esistono insegne come Krua Ap Sorn, Kua Kling, dove si mangia a tavolini di plastica quello che si mangerebbe in una famiglia Thai. Oltre al suo ristorante, Gagan ha ormai fondato un vero e proprio gruppo, che va dall'altro grande ristorante di fine dining cittadino, gestito dai due fratelli tedeschi, i gemelli Suring, che il ristorante prende il nome da loro, fino a Mihara Tofuten, dove serve solo tofu cucinato in qualsiasi modo e versione, con l'acqua presa direttamente da Fukuoka, fino ancora all'ultimo aperto Miss Maria e Mr. Singh, un incrocio thai-messicano in cui Gagan si rivede particolarmente. Se però aveste voglia di fine dining o comunque di grande ristorazione, non per forza avvocata allo spirito internazionale e molecolare di Gagan, e voleste qualcosa che invece affonda le radici più direttamente in Thailandia, tre nomi che fanno per voi sono Ledu, Bolan e Sorn, ultimo arrivato, ma già il più chiacchierato forse di questi. E a fianco a tutto questo abbiamo sempre anche un'offerta data dagli expat, da questa grande comunità di stranieri che ha dato alla Bangkok un nuovo colore. E allora ecco le Normandie Mezzaluna, ristoranti francesi, ecco 8020 o Eat Me di Tim Butler, dove invece è lo spirito americano a guidare i fornelli. E poi grandi piccoli ristoranti italiani o pizzerie come Pizza Massiglia o Appia. Ni hao.